Prostituzione minorile, ancora un caso nella capitale. Arrestata dalla polizia ferroviaria una donna di 33 anni, nata a Napoli e residente a Roma. Ha offerto la sua figlioletta di 10 anni ad un carabiniere in borghese che si trovava nella stazione Termini. Antonella Armentano. Ha avvicinato un uomo che, confuso tra la folla, camminava tra i tanti pendolari e turisti alla stazione Termini. Poi, con aria disinvolta, gli ha chiesto, alludendo in modo inequivocabile ad una prestazione sessuale: ti vuoi divertire con la mia bambina? Non sapeva però che l'uomo era in realtà un carabiniere in borghese che, davanti alla gravità della situazione, ha subito chiamato la pattuglia della Polfer poco distante. Immediati sono scattati i controlli che hanno portato all'arresto della donna, una 33enne napoletana già conosciuta alle forze dell'ordine per furto, convivente con un pregiudicato nella zona di Tor Tre Teste. Una famiglia alla sua, vicina a un noto clan nomade di origine campana, legato a quello dei Casa Monica e con affari in diversi settori, da riciclaggio all'estorsione alla ricettazione. La bambina, la prima di quattro figli, il più piccolo a 3 anni, è stata affidata a un centro di accoglienza minorile di Rocca di Papa, con divieto, imposto dal magistrato, di visite da parte dei genitori. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la bimba non abbia subito violenze sessuali, ma intanto continuano le indagini di Carabinieri e Polfer per accertare il luogo degli incontri e che tipo di prestazioni fossero imposte alla bimba.